sta davanti, cerca di portare tutte le tecniche che gli vengono in mente, quindi chi ha sulla corazza si fa colpire. Lo scopo non è quello di picchiare chi ha sulla corazza, ma di cercare dei punti di entrata, quindi simulare un combattimento. Ogni tanto chi ha sulla corazza allunga braccia o gambe per permettere, per mettere in condizione di schivare le tecniche. Nel campo la tecnica può essere pulitissima, ma se non c'è il chiai, che sarebbe l'urlo per marcare la tecnica, l'arbitro non dà punteggio. Quindi ci deve essere velocità, potenza, precisione e il chiai. Senza una di queste la tecnica non è ritenuta valida.